Wrestling. E ciao a tutti, squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Pixel Cats. Siamo su One Game is Fail e giocheremo con i Pokémon su Minecraft in questa modalità Pixelmon. E in effetti ragazzi, prima di cominciare questo video ho da fare qualche comunicazione. Troppo vicino. Vi darò qualche comunicazione importante mentre andrò girando così per le town a cercare, insomma, a finire la mia quest, la solita quest che faccio ogni volta che entro sul server per guadagnarmi quei due spiccioli. E ne approfitto per darvi alcune informazioni molto molto importanti. Allora, innanzitutto, prima cosa, ho aperto insieme a Siete Spacciati il canale Telegram. È un gruppo pubblico in cui ognuno di voi può entrare. Ragazzi, trovate il link in description. Nella descrizione trovate il link in cui poter entrare, insomma. E vi consiglio, se volete farvi una chiacchierata, giocare, divertirvi con noi, avere un contatto diretto con noi, di venire su Telegram e giocheremo insieme. Ecco, per esempio, mi stanno rompendo le palle, devo metterlo in silenzioso. Quindi trovate il link in descrizione. Comunque entrate, vi farà, quello che troverete sarà un link di un canale in cui voi non potete scrivere, leggete il regolamento e dal regolamento, se lo accettate, entrate nel nostro gruppo di Telegram dove ci siamo tutti noi, quindi potete scriverci e parlare e ci divertiamo e giochiamo e facciamo un bordello di cose. Oltre a questo, vi volevo dire che ho letto i vostri commenti sotto lo scorso video. Allora, probabilmente, molto ma molto probabilmente, mi sposterò. E infatti probabilmente questo video sarà proprio su questo, perché mi hanno, praticamente c'è una testa. Sì, salve, chi parla? Ah, ok. C'è una testa di Taylor. Sì, dovrebbe essere Taylor. In pratica c'è una skin che si bugga con il plugin delle teste, e quando la piazzi, e l'hanno piazzata vicino a casa mia, chi guarda in quella direzione lì gli crasha Minecraft. Quindi praticamente io, ragazzi, non posso più stare a casa mia in maniera tranquilla. Quindi dato che è passata una settimana e non hanno ancora sistemato questo problema agli admin del server, 99% mi sposterò. Però lo saprete nel corso di questo video, perché molto probabilmente farò proprio questo in questo video. E sempre se si collega Ace Blaster, io lo sto attendendo. Altra cosa, ho letto che qualcuno di voi mi ha detto: ma non vale, a te ti regalano tutto, Tompon. Ma non vale di qui. Vorrei dire una cosa a tutti coloro che pensano che chi mi regala, cioè che io sono un pezzo di merda perché mi regalano le cose. Uno, non le chiedo, quindi è la gente che mi vede e impazzisce e mi regala le cose, e io perché dovrei rifiutare? Due, se la gente non mi regalasse le cose, probabilmente questa serie non andrebbe avanti, perché non ho il tempo di farmarle, ragazzi. Quindi prima che io farmerò una Master Ball, ragazzi, potrebbe passare un anno e non penso che voi vogliate vedere un video l'anno. Quindi ringrazio tutti coloro che mi regalano le cose, perché veramente state contribuendo voi stessi a far andare avanti questa serie. Mi state aiutando, perché altrimenti se dovessi farmare veramente tutto non ce la farei. Quindi grazie a tutti voi. E mi dispiace per quelli che un po' rosicano, sono invidiosi, sono gelosi, non lo so. Fatemene la ragione, che vi devo dire? Disiscrivetevi dal canale, insultatevi, non lo so, ragazzi. Ma preferisco più fare così, ma portare avanti questa serie che sta divertendo tanta gente, piuttosto che non fare un cazzo e dire no, non mi dovete regalare niente, perché non fare un cazzo. Quindi, detto questo, io comincerei con il video in maniera seria. Diciamo, la fase di comunicazioni è terminata, quindi cominciamo con il video. Ok, iniziamo il video. Allora, io vorrei innanzitutto verificare che la mia coppia di Pikachu e Ditto abbiano procreato e mi abbiano prodotto qualcosa. Come notate, devo per forza ancora muovermi in questa direzione, perché mi sento... Allora, innanzitutto questi c'hanno il cuore, c'hanno il cuore, quindi la cosa mi piace. Mi piace, ma non c'è un... C'è l'uovo, zitto. E allora, ragazzi, se c'è l'uovo vuol dire
vuol dire che sta cosa è andata avanti anche mentre ero FK, cioè mentre non ero online. E questa è una provata, questa è una cavolo di provata. GG. Qualcuno di voi mi ha chiesto come fai a sapere che ambiente creare ai tuoi Pokémon per l'allevamento. Ragazzi, se scrivete se scrivete su internet, su Google, Breeding Environment, scritto come Breeding Environ. No, no, che fai? Che fai? Che fai? Ok, c'ho il Minecraft posseduto, non so chi lo possiede, ma di sicuro qualcuno lo sta usando, ok? Allora, stavo controllando nel mio computer. Scusi, sì, ma pure questo computer non funziona, cioè fatemi capire. Salve, c'è una testolina qui. Ragazzi, non mi funziona manco il computer. Ma what the fuck, ma what is this, ma co cazzo sta succedendo? Allora, forse devo togliere le cose. Sì. Boh, va bene. Allora, qui c'è un uovo che non so di che cosa sia. Penso che sia quello. Ah, qua ci sono altre due uova. Oh, porca paletta. E io mo come le riconosco? Oh mio Dio, devo fare rescue da 10.000 milioni di uova. Ragazzi, probabilmente questo è di Pikachu. Non ne sono sicuro. Però già dovrei avercelo nell'inventario un uovo di Eevee. E uno. Attenzione, attenzione, attenzione. Vedo delle. Non sembra vicino alla chiusura, però vedo un'immagine leggermente diversa. Non sembra vicino alla chiusura. Comunque, io in questo episodio non vi ho detto il breeding environment. Ora vado a far spawnare, diciamo, a far schiudere il mio uovo di Eevee. E ci vediamo tra un poco. Quindi dovrò camminare un po' di decine di miliardi di ventordici cose. Però a sto punto mi porto Drowsy, perché se mi capita, mi catturo qualche Pokémon. Magari mi capita lo Shiny, che ne sai, ma che ne sai mai. Però, innanzitutto saluto Salvatore o Xbox, o mi aveva chiesto di salutarlo, insomma, eccolo qui. Girovagando per il mondo ho trovato un gruppetto di case che sono molto molto carine. E qui ho letto X Dark Flavio. GG! GG, complimenti. Se è la tua città, GG, complimenti davvero. Veramente bella. Grande, bravo. Si sentono dei rumori da dentro. Si schiuderà presto. Oh mio Dio, siamo quasi arrivati. Ci siamo quasi. Dai, dai, bello Eevee, esci da questo video. Dai. Oh, attenzione, quello è bello. Quello è proprio bello. Ciao, Magmar. Un magma a livello 45 mi potrebbe essere utile per la mia causa. Cioè, non mi aiuterà contro Matita, però, visto che ci siamo, cioè, voglio dire. E che culo, signori! Gli do una botta con Golurk e mi diventa così mezzo massacrato. Ma che culo, cioè, ve lo dico con tutto me stesso, cioè, c'ho avuto proprio culo. Ora proviamo a tirargli qualche Pokéball, magari se lo pigliamo subito, non si sa mai. E che culo, signori! Alla prima Pokéball ho catturato Magmar. Mamma mia, questa è stata la cattura miglior riuscita di tutta la vita. Mamma mia, ho fatto pure la rima. Sto diventando un poeta. Il Pokéfan Mamid YouTuber poeta. Oh my god. E tu chi sei, bel Pokémon super figo? Ma io ti vorrei proprio catturare. Ti prego, non mi morire. Oh, GG. Oh, GG non mi muore. Non mi muore al primo colpo. Potrebbe morirmi al secondo. Oh, GG non mi muore neanche al secondo. Oh mio Dio, che Pokémon è, ragazzi? Che è successo? Come? Come ha fatto a morire? Perché si è suicidato? Solo perché lo volevo catturare io. Ma no! Si è schiuso Eevee! Ma cosa? Cosa sta succedendo? Non capisco più niente, ragazzi. C'ho Eevee. C'ho Eevee. Ok. C'ho Eevee, maschio. Che cosa sei? Sì, sei un maschio. Oh my god. E allora possiamo cominciare l'allenamento. Facciamo un po' di EVS training in speed. Ragazzi, questo lo devo far diventare un Jolteon. Quindi per il momento lo alleno, ovviamente di livello, e in speed. Ditemi qual è l'altro EV che posso far salire. Però per il momento lo alleno in speed. E ora vi dico come lo alleneremo. Allora, vi dico, ragazzi, la strategia è molto 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 semplice. Quindi immaginate quanti molto ho utilizzato. Allora, in pratica do un condivisore esperienza al mio Eevee e utilizzerò il mio Electrive con un Fortunuovo. No! No! Oh mio Dio!
con un fort nuovo. Perché mi serve far aumentare di livello Electrive, Electivire, vabbè, quello lì, insomma, ci siamo capiti. E dall'altro lato, quindi utilizzo il fort nuovo perché mi aumenta di del 50% praticamente l'esperienza che ottengo. Dall'altro lato alleno anche il mio Eevee. Quindi io vado al Safari perché non ho nessuno che mi possa aiutare con, che ne so, un Servine, quello lì non so come si legge. Quindi me ne vengo qui al Safari. In pratica ho una lista di Pokémon che mi allenano il Pokémon in speed. Per esempio, vediamo Lucario non è in questa lista. So che c'è Rattata. Mi sa che Raichu è in lista. Vediamo un po'. Un 3F Raichu. Raichu mi dà 3 di speed. Oh. Quindi Raichu lo andiamo a battere. Però vi voglio prima controllare una cosa. Se io apro qua le statistiche, vedete la velocità. Oh, bene, la natura è quella buona. La natura naive, buona, mi aumenta la velocità, fantastico. C'ho velocità 6, quindi facendo le VS training dovrei, quando mi aumenta di livello, cioè no, sì. In pratica ogni 4 EVS lui mi aumenta di un punto la velocità, praticamente. Perché ho tirato Golurk? Va bene così anche, dai, dagli una botta. Ok. Il tuo Eevee è salito di livello. E vabbè, questo ce lo immaginavamo. Sì, quanti livelli mi è salito Eevee? Ok, 814 livelli. Siamo a livello 9. What the fuck? What is this? Allora, ruggito. Ruggito mi con cattiveria viene ridotto l'attacco dell'avversario. Colpo coda per distrarre i nemici riducendo nella difesa. Senti, colpo coda può anche andare a farsi fottere. Allora, e ora io come controllo gli EV? Sì, in teoria, ragazzi, non mi deve evolvere così velocemente. Cioè, non mi deve salire così velocemente il livello per controllare gli EV. È un problema. Ok, avevo trovato un Dugtrio. Dugtrio, dove sei finito? Ciao Onix. No, non è... ecco, Diglett, va bene anche Diglett. Daglie de tacco, daglie de punta. Sì. Mi laghi? Mi stai laggando come se non ci fosse un domani? Ok, vai, di turno pugno? Sì, dai, cavolo, dovresti massacrarlo. No, come non effetto? Oh, maledizione. Questo è un problema. Venusaur? Andrai bene tu. Sì, sto notando, ragazzi, che allenare il mio Eevee con un Electivire non è il massimo. Allora, Eevee è salito ancora di livello, siamo a livello 12, GG. Io non riesco ancora a controllare se lo sto evissando bene. Ciao, piccolo Pokémon. Ciao, salve, salvino, mio vicino Pokémon Nino. Salve, qualcuno di voi mi fa le VS training in speed? Mi dite un attimo? No, a quanto pare nessuno di voi mi è utile. Andatevene a quel paese. Oh, Dugtrio, sì, signor Dugtrio. Salve, no, sono due Diglett. Questa è la zona dei Diglett, dei Dugtrio. Mi è molto utile. Venga qui. No, non con lui. Con quest'altro. Vieni qui. Ma porca paletta, ma dove ve ne andate? Che sta la processione? C'è la Madonna da qualche parte? Dai, tira... Madonna, ma guarda te se mi devono... Ecco, ti sei bloccato, mi fai tirare la Pokéball? Ma perché non gliela ti... No, ragazzi, ma perché mi fa 10 FPS? Cosa sta succedendo? No, ragazzi... Oh, e che caspita! E tanto ci vuole per prendere un Dugtrio di merda? Che tra l'altro mi dà 2 EV, 2 in velocità, cioè... Capirai. Vedete, siamo a 21. 2V in teoria con i prossimi due dovrebbe salire di un punto. In teoria devo trovare un altro Diglett di merda, almeno. Oh, un Raichu. Va più che bene. Venga, signor Raichu. Ok. Mi muoia sotto i piedi, grazie. Sì, ecco, è salito di livello, porca miseria. Togliamo un alleato, ma chi se ne frega, togli sta schifezza qua. Quindi non posso ancora controllare
il mio EV training, però in teoria, vedete, è aumentato di 2 punti. È strano che da un livello all'altro mi aumenti di 2 punti, mentre è più probabile che mi sia aumentato un punto per il livello e un punto per l'EV training. Ma comunque più in là saremo ben sicuri di questa cosa, perché più saliamo più sarà difficile farlo salire di livello, e quindi più sarà probabile, insomma, che aumenti solo gli EV, ragazzi. Sì, e funziona così. Quindi io cerco di aumentare ancora un po' il livello del mio Eevee. Ci vediamo tra un po'. Ed eccolo, signori, il nostro piccolo Pichu. Piccolo Pikachu. Pichu. Piccolo Pikachu. Quello, insomma, ragazzi, si è schiuso anche l'uovo di Pikachu e ci abbiamo un piccolo Pichu da poter allenare. Non so ancora in cosa, non so ancora in come, però scrivetemi nei commenti se avete delle proposte su come evissare questo bel Pichu, perché così nei prossimi video potrei evissarlo o comunque in qualche modo lo tireremo su come un bel caro Pokémon, visto che il Pikachu che ho fa veramente schifo, c'ha delle mosse non di merda, di più. E in più voglio farvi vedere a che punto siamo arrivati con il nostro Eevee. Se non sbaglio siamo a livello 23. Sì, 23. Con statistica di velocità 44. Non male. Non è ancora completato le VS training in speed, però non male. Attenzione, signore e signori, un boss Electabuzz. Un boss Electabuzz, questo non mi scappa. Cioè, mi è capitato pure del Pokémon che mi serviva, ma che culo di merda. Solo che ora per ucciderlo come lo ammazzo? Signore Electabuzz, non si, cioè, si fa uccidere facilmente, per favore, gentilmente. Magari un parassiseme non mi aiuta molto, un riduttore no. Continuiamo con foglie lama, ecco, mi ha massacrato il mio Venusaur. Meno male che c'è un Golurk, meno male. Maledizio, terremoto. Mi dispiace, signore Electabuzz. Minchia, 8220 punti esperienza ha preso il mio Eevee. E quanti livelli è salito? Oh my god. Oh my god, questo è un altro Electabuzz. Un altro Electabuzz. Signore, ha imparato il riduttore. Allora, azione da 50, questo è 40. Però attacco rapido direi che può essere molto utile. Mettiamo riduttore al posto di supplica, visto chi lo usa attacca il bersaglio sorridendo e gli ruba lo strumento che tiene. No, può essere utile. Il nemico viene morso da... Allora togliamogli azione, ragazzi. Al posto di azione, wow, pietra focaia, GG. Una copertura, argent polvere, spacca roccia, bacca salac. Una bacca che viene dalle Indie, da quelle parti lì, ragazzi. Sì. Servine, mi serve un Servine. Gentilmente mi aiuta ad allenare il mio Eevee? Devo evissarlo, per favore. Grazie mille. Oh, ragazzi, no, ho perso un boss rosso. Un life on boss rosso. No, me l'hanno fregato sotto al naso. No, porca miseria. Ma porca miseria, e questo boss mo come caspita lo piglio? E dai, e dai, interfacciamelo. E dai, porca... No, ragazzi, se vengono e mi rubano il boss, mi incazzo. Se mi rubano il boss, mi incazzo. Hai richiamato Gol. Ok. Gliga! Ma guarda! Mi scansa la Pokéball! Ma io come ti prendo? Ma no! Ma come? No, ragazzi. No, no. Io non ci posso credere. Sparagli una Pokéball in faccia? Ma no! Cioè, è da mezz'ora che gli sto tirando Pokémon in faccia. L'ho preso? C'è un Gligar livello 89 davanti a me? Non penso che sia quello piccolino. Forse l'ho preso. Proviamo con un terremoto. Easy easy. Vediamo se lo massacriamo. Dai. Earthquake. Come non ha effetto? Già, c'hai ragione, perché questo vola, sto maledetto. Un dinamipugno. Una cosa così tranquilla. Neanche questo c'è. Maledizione! Una bestemmia? Gli tiro una scarpa rotta? Non lo so, qualcosa funzionerà, porca paletta. Che caspita. E questo mi ha tolto mezza vita? Oh mio Dio, non è una cosa buona questa, che un boss ti tolga mezza vita. No, 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 signori, non è una cosa per niente buona. Ho ucciso il boss, ditemi che l'ho ucciso. No. Come? Come fai ad essere ancora vivo? Ligar esausto? Ok, ok, abbiamo ucciso il boss. Fascino, non me ne fotto un cazzo. Sì, era un boss. E abbiamo preso una Beast Ball, una Battiterra, un Cordileo. Un po' di merda, però utile, buono. Stiamo allenando il nostro Eevee, che è arrivato a livello 30 nel frattempo, ragazzi. Buono così. Oddio, un altro boss Gligar. Un altro boss Gligar, non ci posso credere. Questo è più forte, questo è giallo. Questo mi fa un culo così. Questo si... cavolo.
Sì, questo me lo apre a 360 gradi, ragazzi. Mamma mia, ecco, mi ha one shottato. Oh my god. Per favore, Golurk. Sì, ciao. Ciao. E io mo che gli racconto a questo? Che gli racconto a sto boss? No, signori, signori, siamo veramente nella merda. C'è un boss di livello 109 che mi sta facendo. Ti prego, Electivire. No, che cazzo, non ha combinato niente. No, ragazzi, mi devo andare a curare i Pokémon alla velocità della luce. Ho visto il coso dove posso curarmeli. Lì? Sì, vabbè, tanto non fate niente, siete tutte delle merde. C'è un boss livello 109? Cioè. Ok. Come è morto? Come ha fatto a morire? Come l'ho ucciso? No, ragazzi, come l'ho ucciso? Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ma non mi ha dato. Non mi ha droppato un bel niente? Ma perché? Ma cosa? Non mi ha droppato niente, ragazzi, sto boss? Ho i dubbi. Ho beccato un altro boss, signori. E signori, signori, il quarto boss per allenare il mio Eevee. Questo è Reiniculus. Peniculus lo chiamo io. Ah, ma. Mi stanno attaccando. Come fai? Come, perché mi stanno attaccando il boss? Com'è possibile? Sì, signor Reiniculus, come fa a morire che io non lo sto attaccando? Perché si è ricaricato la vita? Ma che cazzo di Pokémon è? Ma cosa succede? Cosa succede? Mi dovete dire cosa succede? Se vabbè, ciao. No, ragazzi, non è possibile. Come sta facendo a morire? Perché la vita fa così? Perché? Io non capisco un cavolo. Che succede? Guardate, la vita è impossessata. Senta, signore. Si fa uccidere per piacere. Una piccola. Ma. Una piccola. Ciao, sì, ciao. Io non posso fare niente, ragazzi. Cioè, non so che cosa succede. Cosa succede? Cosa? No, voi spiegatemi cosa. No, 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 non usare Eevee. Non usare Eevee, che se mi muore Eevee è finita. Guardate! No, 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 non è normale. Non è normale che è sto mo. Che è sto boss. Sei fascino, guarda quest'altro. Non è normale. Tuono shock. Che cazzo ti deve fare un Pokémon di livello 1? No, boh, ragazzi. Non so che dirvi. Guardate, muore da solo. Ti prego, Eevee. Attacco rapido. Eevee è stato. Ma ha fallito. Oh, che culo! L'ho ucciso all'ultimo secondo con Eevee. Non so come. Non so come l'ho ucciso. Ragazzi, oh mio Dio, staffetta, ma che cazzo fa? No, non mi interessa. Non mi interessa. Sdoppiatore. Oh, mamma mia. Mamma mia! Sdoppiatore lo togliamo al po'. Chi cazzo se ne frega degli oggetti? Oh mio Dio! Ma non mi ha droppato niente! Ma che sono questi boss impossessati? Vabbè, l'importante è che c'ho l'Eevee di livello 38. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Io voglio vedere quanta velocità ha guadagnato il mio Eevee. Siamo a velocità 76. Mamma mia! Forse sono riuscito a maxarlo come V. Forse devo fare ancora qualche verifica. Se hai visto il video fino a questo momento, lascia un like, commento, condividi e scrivi hashtag i big boss. Se sei arrivato fin qui, scrivi hashtag i big boss. Cioè, in sta partita 4 boss. Due non mi hanno droppato un cazzo, sembravano posseduti da Satana per la vita che avevano. Però, hashtag big boss. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.